maschere artigianali. Questa sera l'argomento qui alla social on air sulla 92.4. maschere artigianali, nel nome artigianato, perché soprattutto il bello dell'artigianato è che ogni pezzo è un pezzo unico, perché la qualità giustamente c'è, si nota e giustamente la si deve anche dimostrare, anche il bello di questo Made in Italy. Comunque abbiamo qui i titolari degli amici di Pierrot, Samuele Commellato e Giovanna Ravagnano. De Mike, benvenuti. Buonasera. Buonasera. Allora, intanto è un piacere, perché tra l'altro siete anche portati avanti l'orgoglio degli artigiani, quindi è importante questo, giusto? Sì, diciamo che l'artigianato fa parte della cultura, della bellezza di Venezia. Hola. E è importante mantenerlo, tutelarlo, portarlo avanti. Certo, poi ci proviamo. Poi tra l'altro siete proprio anche, diciamo, del popolo, del folklore di Venezia. Sì, anche una maschera proprio. Su Venezia viene in mente carnevale, carnevale viene in mente maschera. Quindi siete proprio veneziani doc. Certo, certo, quindi è anche una caratteristica che non si può scindere da Venezia. Assolutamente, assolutamente. L'aspetto carnevalesco. Però gli amici di Pierrot, Giovanna, com'è nata anche la vostra attività, allora, questa idea? Ci racconti la storia. Sì, innanzitutto l'attività è iniziata 10 anni fa e seguendo la mia passione per la decorazione. Certo. Ho approfittato dell'opportunità di avere questo negozio di famiglia e ho deciso di iniziare questa attività che poi si è sviluppata sull'aspetto del carnevale, diciamo. Certo. E appunto il nome Gli Amici di Pierrot è perché Pierrot è la mia maschera preferita. Okay. Fin da quando ero piccola era... Come mai? Che cos'è che ti attirava? Ma la sua caratteristica sognante, romantica, un po' malinconica. L'unica, certo, che io prendevo in considerazione quando ero piccola come costume, diciamo, da indossare. Okay, tutte le altre anzi mi erano un po' antipatiche. Poi mi sono avvicinandomi al mondo del carnevale, ne ho scoperto proprio il fascino, la magia, certo, la storia, e è veramente un mondo magico da scoprire. Poi tra l'altro, Samuele, questo vale anche per te, giusto? Ti sì, ritrovi? Sì. Sì, io mi sono aggregato più tardi, non all'apertura, quando ho aperto il negozio Giovanna. Io sono entrato nel 2009 e mi sono buttato in questa nuova esperienza, certo, nuova attività lavorativa e nuova espressione. Assolutamente, diciamo che è bello quest'altro mondo. Sì, 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 è parecchio interessante. Ottimo. Molto interessante. Però sì, ci raccontate, soprattutto adesso la rivolgo a te questa domanda, Samuele, che cosa fate nello specifico? Beh, noi ci occupiamo per la maggior parte della produzione di maschere artigianali in cartapesta. Sono prodotte interamente da noi, seguiamo tutte le fasi dalla carta fino alla decorazione e verniciatura finale e cerchiamo di dare un prodotto unico nel suo genere, dare un'unicità ad ogni singola, certo, maschera che ognuna, anche se magari ripetuta, può avere una particolarità, un dettaglio, un qualcosa che la differenzia da tutte le altre, e questo può essere anche uno stimolo per il cliente, che si approccia all'acquisto e si rende conto che comunque la maschera che va a comprare è unica. Certamente, ma le pensate voi le maschere oppure ve le commissionano? Da dove nasce l'idea? Entrambe. Di una maschera? Entrambe. Ah, ok, va bene, va bene. Anzi, c'è una grande soddisfazione quando si instaura una collaborazione col cliente, certo, che proprio ci dà un'idea, noi poi la sviluppiamo e poi lo vediamo magari sfilare col costume e la maschera realizzata da noi, un costume che in piazza viene fotografato, assolutamente. Quella e anche sì, il pensare che un qualcosa che abbiamo creato noi comunque è in tutto il mondo, perché noi abbiamo a che fare con una clientela internazionale, sì, e quindi è una grande soddisfazione, perché
una persona che sceglie, acquista un qualcosa che è partito da una tua dal voler esprimere, certo, un qualcosa, certo. È veramente una grande soddisfazione. È bello, immagino, anche perché tra l'altro è un pezzo vostro, è come sì. se fosse un vostro figlio. Assolutamente sì, e infatti anche nella vendita non è solo una vendita di per sé stessa, è proprio un supporto a 360 sì, gradi, una cioè, conoscenza col cliente, un dare informazioni e riceverne, quindi uno scambio anche di culture. E poi ci piace proprio portare avanti questa tradizione carnevalesca, che comunque ha un passato veramente antico, certo. e quindi tanti clienti ci chiedono la storia della maschera, qual è la più tradizionale, qual è la più tipica, e lì parte tutto un discorso proprio anche di informazione. Bello. Poi comunque la maschera non deve essere considerata solo come oggetto da utilizzare nel periodo del carnevale, ma può essere intesa anche complemento d'arredo, certo. Quindi le persone, i turisti da tutto il mondo vengono a Venezia, acquistano, si approcciano all'acquisto di una maschera per poi inserirla nell'arredamento della propria casa, certo. e questo stimola. Può avere molti molti usi, esatto. Anche questo è il bello della maschera. Però qual è il processo di produzione? Ce la raccontate? Cioè, è un processo lungo? Quanto ci mettete? È lungo, perché anche la più piccola maschera, la più semplice, ha svariati passaggi. Quindi può parlare lui, certo. Perché inizia proprio con riempire lo stampo con una particolare carta. Esatto, okay. È una carta particolare fatta con fibre di tessuto e viene prodotta interamente a mano, non ci sono macchine, si hanno a disposizione diversi stampi a seconda del tipo di maschera, certo. Realizzare. E si comincia con l'inserire la carta in pezzi dentro lo stampo assieme alla colla. Bello. Sì. Quindi quello è il primo step. Quello e quanto ci metti step. Circa? Dipende dal modello, esatto. Di maschera. Più strutturata, okay. È, più tempo ci si impiega. Quindi esatto. Può andare tipo dal quarto d'ora solo per riempire lo stampo di una semplice, come chiamiamo noi, colombina, che è quella per che viene utilizzata solo per coprire gli occhi, anche a un'ora per riempire stampi di sole e luna o cose. Che è solo il primo step, ricordiamo. È il primo step, perché okay. Poi si estrae la maschera dallo stampo, si okay. Ritagliano i contorni e gli occhi una volta esatto. Asciutta, quindi okay. Ci vuole del tempo. Poi si passa, e questo è tutto un processo che realizza lui, poi si passa all'imbiancatura e successivamente alla decorazione, che ha svariati stili, ecco, perché va dalla semplice decorazione in colore acrilico alla foglia d'oro, al craquelé, all'inserimento di piume, carte. Certo, quindi dipende anche dalla fantasia e dallo stile della maschera. Esatto. È una continua sperimentazione e una continua evoluzione e... Sì, diciamo che noi realizziamo dei modelli base, che sono quelli magari della commedia dell'arte, certo. Delle maschere tipiche veneziane, perché giustamente devono esserci, però ci sono anche maschere nuove, certo, assolutamente. Che anche forse questo è il bello di quello che fate, che non è una cosa monotona, no, quindi no. Sapete, siete sempre sul pezzo, vi divertite anche un pochino, certo, a crearlo. Certo, è una componente essenziale questa. Certo, allora, ma sapete che siamo in chiusura, Samuele e Giovanna, ma questa è anche un po' la maledizione di Lei Sosa, che quando una cosa è bella il tempo vola, pazzesco. Quindi io andrei a dare qualche dato soprattutto agli interessati, perché ci avete interessato anche soprattutto col processo di creazione delle maschere, che è uguale, lungo, ma poi cambia anche diverso tipo di maschera. Tra l'altro sul nostro sito abbiamo proprio un tutorial che fa vedere. Quindi esatto. è una figata. Adesso esatto. Vi diamo tutte le informazioni del caso. Abbiamo qui Samuele Comellato e Giovanna Ravagnan di Gli Amici di Pierrot. Si parla di produzione di maschere artigianali, numero 041 52 36 65 5. L'indirizzo è San Polo 10 33 a Venezia, Trento 125. Il sito web è www.gliamicidipierrot.com. Mi raccomando, Pierrot lo dovete scrivere Pierrot, così non vi sbagliate. La pagina Facebook Gli Amici di Pierrot, sempre Pierrot, così non vi potete sbagliare. Mi raccomando, bombardate dei like. L'indirizzo mail info che
allora, gliamicidipierot.com, alla quale potete rivolgervi per ottenere informazioni e chiarimenti. Giovanna, Samuele, purtroppo dobbiamo chiudere il sipario qui ai nostri microfoni, però chi c'è da salutare? Beh, senza dubbio tutti i nostri clienti che ci sostengono, sì, e ci danno l'input di andare avanti. E una persona, Emiliano Ravagnan, che è la persona che ha avuto l'idea di ampliare il nostro canale di vendita creando il sito online. Esatto. Giustamente. Quindi un salutone anche a te. Dai, Samuele, saluta anche tu qualcuno. Mi aggrego completamente, certo, alla Giovanna. Assolutamente. E poi salutiamo tutti, così non si offende, sì, dai, nessuno. Esatto, dai. Assolutamente, via. Che dire, io vi ringrazio per essere stati qui. Grazie con noi. A voi, grazie a voi. Poi tra l'altro è una figata, maschere artigianali, quindi bello, bello, bello. Mentre per chi ci sta guardando in questo momento dai social, oltre a bombardarsi di like sotto questo video, dovete commentare e anche condividere.